mio bottino di libri di maggio è stato abbastanza consistente. Qui in realtà ci sono anche libri che ha letto mio fratello, però ecco, adesso ne parliamo insieme. Io sono Sara, creatrice di The Book Splendor, dove parliamo di libri. Il primo libro che mi capita in mano è Lettere da Wailstow. Non so se conosci questo autore, di cui non pronuncerò il cognome, ma è famoso per Casa di Foglie. Casa di Foglie, poi eventualmente magari ti rimando da qualche parte qui alla recensione che ebbi occasione di fare all'epoca dell'uscita. È un romanzo ergodico. Ora ci sarebbe tutta quanta una serie di considerazioni da fare, ma dirò in breve che i romanzi ergodici sono particolari per il modo con cui la narrazione è portata avanti, perché non si tratta semplicemente di un paragrafo lineare, ma ci sono tutta quanta una serie di lettere capovolte, parole capovolte, frasi che vorticano all'interno della pagina, che rendono appunto la lettura una lettura, diciamo, attiva, perché per leggere tutto è necessario ruotare, girare il libro e la pagina. Questo libro non fa parte della letteratura ergodica, ma ho citato Casa di Foglie perché è a esso collegato. Senza fare spoiler, perché non vorrei appunto che non avessi letto Casa di Foglie, ma sulla fine di Casa di Foglie c'è un epistolario scritto dalla madre del protagonista di Casa di Foglie. Questo è lo stesso epistolario con l'aggiunta però di 11 lettere inedite. Quindi se Casa di Foglie ti è piaciuto, se hai curiosità di affrontare ancora una volta questi due personaggi e soprattutto il rapporto tra questi due personaggi e la psiche complessa della madre del protagonista, Lettere da Wailstow è sicuramente un piccolo epistolario molto carino per tornare in quelle atmosfere di Casa di Foglie. Però ecco, ripeto, perché vorrei che fosse chiaro, l'epistolario è lo stesso, ma ci sono aggiunte 11 lettere. Andando avanti con i libri letti, questo è stato letto da mio fratello, quindi come è già capitato in passato io mi limito a riportare. In questo caso Racconti di demoni russi è un'antologia appunto di racconti. Il curatore di questa antologia ha raccolto tutta quanta una serie di racconti di autori russi anche molto importanti e famosi, per esempio c'è Dostoevsky, Pushkin, Bulgakov e altri, e li ha, diciamo, accomunati sotto uno stesso filo conduttore, che è appunto quello del demoniaco, satanico, onirico e molto particolare. Ovviamente, come tutte quante le raccolte di racconti, ci sono alterne fortune, anche se qui si sta comunque sia parlando di mostri sacri della letteratura russa. Però ovviamente in questo caso, nelle raccolte nello specifico, c'è comunque sia anche una componente soggettiva, insomma, de gustibus. Quindi diciamo tendenzialmente è una raccolta molto interessante, curata molto bene. Poi ovviamente io per esempio ho il Paleno dei Russi, per cui mi piacerebbe comunque sia leggerla, e anche mio fratello comunque sia complessivamente l'ha apprezzata, sempre ovviamente tenendo presente che ci sono alcuni racconti che potranno piacere di più, altri che potranno piacere di meno, però comunque sia si tratta di una antologia molto interessante. Andando avanti e tornando, diciamo, alle letture che ho fatto io, L'Inferno spiegato male è un libro pensato per gli adolescenti e per non traumatizzarli troppo con il contatto con Dante e la sua opera immensa, la Divina Commedia. In questo caso ovviamente si parla di Inferno, non è spiegato male, anzi è molto carino, ed è una sorta di libro game. Diciamo che a differenza di un libro game normale, il percorso qui è comunque sia tracciato, ci sono delle variabili, ma diciamo che tendenzialmente si tratta di una cosa guidata. A me piace molto lo stile, piace molto il tono comico, spiritoso e irriverente che ha nel trattare le cose, e qui ovviamente si conferma per quell'autore comico e simpatico che ho imparato a conoscere. Quindi in realtà se hai a casa un ragazzo o una ragazza che non vuoi rimanga scioccato dall'impatto scolastico con la Divina Commedia, cosa che per esempio a me purtroppo capitò, questo potrebbe essere un pensiero molto carino, anche perché all'interno sono presenti tutta quanta una serie di illustrazioni che rendono molto più frizzante, molto più digeribile la Divina Commedia, magari appunto spiegata come viene spiegata a scuola. Non so appunto se si è capito che io sono rimasta traumatizzata dall'insegnamento scolastico della Divina Commedia e purtroppo di altri romanzi. Comunque magari questo sarà un altro capitolo che avremo modo di affrontare successivamente. Andando avanti, sempre tra le mie letture c'è La legge del silenzio. In questo caso il romanzo affronta, diciamo, un caso giuridico. Nello specifico Lizzy
avanti, che da procuratore è passata a fare l'avvocato, per tutto quanto una serie di motivi. Siamo in America, se no in Italia un passaggio non è così semplice. In ogni caso, Lizzy riceve una telefonata da un ex compagno di scuola, di college, il quale praticamente gli racconta di essere rimasto invischiato nell'omicidio della moglie. Le indagini della polizia sostanzialmente puntano su di lui per tutto quanto una serie di motivi. In primis il fatto che è stato trovato accanto al cadavere della moglie morta e che l'arma del delitto infine portasse le sue impronte digitali. Il caso quindi sembra già bello che risolto, in realtà ovviamente non sarà così. Non sarà così anche perché, mentre Lizzy dovrà appunto indagare per cercare un attimino di dare una ricostruzione alternativa a quella che sembra essere già pronta su un vassoio d'argento da parte della polizia, Lizzy comincerà appunto a indagare e scoprirà tutta quanto una serie di segreti che coinvolgono non soltanto la coppia, ma anche tutto quanto il vicinato. La cosa che mi è piaciuta molto è appunto, diciamo, un pallino mio, è il fatto che vengano affrontate tutta quanto una serie di questioni giudiziarie. Io appunto, avendo alle spalle studi giuridici, ho un po' l'interesse verso questa tipologia di argomenti, affrontando non soltanto appunto quelli che sono proprio i problemi di mettere in campo una difesa, ma anche tutte quante quelle che sono le contraddizioni del sistema giudiziario americano. Ci lamentiamo di quello italiano, ma insomma, anche gli altri non stanno messi tanto meglio. La cosa forse alla fine che non mi ha completamente convinto del romanzo, anche se comunque sia mi è piaciuto leggerlo e l'ho trovato una piacevole lettura, è forse la conclusione, che per certi versi è un po' troppo. In ogni caso, ma di questo come di tutti quanti gli altri libri di cui sto parlando adesso, ti rimando, se vuoi qualche dettaglio in più, alla recensione che trovi disponibile sul blog. Sempre letto dal mio fratello e sempre per la casa editrice Il Saggiatore, abbiamo Le Satire di Ludovico Ariosto. Direi che queste satire non hanno bisogno di presentazioni, si tratta ovviamente di una serie di componimenti particolarmente irriverenti che Ariosto ebbe modo di fare sui suoi contemporanei. Comicità e ironia si mescolano all'interno appunto di queste satire, che è molto piacevole leggere. Ovviamente stiamo parlando di un mostro sacro della letteratura italiana, quindi non si può dir male, e in ogni caso sono una lettura piacevole da fare e assolutamente rapidissima, perché appunto si tratta di versi. Quindi sono, oltre al tono frizzante e scherzoso, sono anche appunto veloci da leggere per questo. Sempre parlando di libri letti da mio fratello, La luce del tempo presente è il terzo e ultimo volume della Lycanus Trilogy. Nel precedente riepilogo, quello di aprile, avevo avuto modo di parlarti del secondo, ma anche qui, essendo che comunque si tratta di eventi connessi l'uno all'altro, non ti do nessun tipo di dettaglio sulla storia, perché appunto se non hai letto i volumi precedenti rischio di farti spoiler ed è una cosa antipatica che non voglio fare. Quindi, per qualunque cosa, anche di questo qui trovi la recensione sul blog, ma complessivamente la saga gli è piaciuta molto, l'ha trovata molto piacevole. Questo finale, diciamo, non l'ha completamente convinto, anche se la votazione è comunque sia alta, semplicemente perché mancano colpi di scena che in realtà si capiscono dai precedenti volumi. Ma complessivamente una serie assolutamente promossa. Anzi, adesso è in attesa di un spin-off che dovrebbe uscire, ma che al momento è stato semplicemente annunciato da parte dell'autore, quindi speriamo. Sempre letto del mio fratello e sempre per la casa editrice Fanucci, Hagen, non pronuncerò il seguito, tratta di appunto la storia di questo eroe in contrapposizione con un eroe ben più famoso, ovvero Sigfrido, quello dei Nibelunghi. Gli amanti della mitologia norrena potrebbero magari un attimino storcere il naso, perché in primo luogo Sigfrido viene dipinto in una maniera un po' diversa, perché sì, è vero, è un possente eroe, ma fa le cose anche per il suo tornaconto e per semplicemente la vanagloria e il piacere della conquista. In secondo luogo si tratta comunque sia di eventi che sostanzialmente non fanno parte del canone generale del mito di Sigfrido. Complessivamente comunque sia, per mio fratello è stata una buona lettura, non eccezionale comunque sia nella media, anche perché poi la storia parte un po' lenta, procedendo lungo una narrazione non aumenta tantissimo il suo ritmo. È comunque sia una lettura
lettura di intrattenimento, buona eventualmente per scoprire questo scontro fra due eroi sicuramente particolari e molto diversi l'uno dall'altro. Altro libro letto da mio fratello, ma che onestamente vorrei cercare di recuperare il prima possibile anche io, è La Regina Guerriera. Si tratta del primo di una serie, la serie, stando a quello che riporta mio fratello, promette decisamente bene. In questo caso siamo a Palmira. La sua regina Zenobia è un personaggio particolarmente affascinante che sarà coinvolto non soltanto nel mondo e nella città di Palmira e nel mondo circostante, ma che arriverà persino a scontrarsi con Roma. Si tratta di un romanzo le cui vicende sono tutte quante vere, Zenobia è un personaggio che è realmente esistito, quindi si tratta di una saga storica molto emozionante. La particolarità, ed è una delle cose che sono piaciute di più a mio fratello, è il fatto che ovviamente, per quanto l'autrice si possa essere documentata, dialoghi, pensieri, scontri e incontri sono ovviamente comunque sia frutto della sua immaginazione e sono fatti molto bene, molto realistici e diciamo riescono a riconsegnare un ritratto di Zenobia, ma un ritratto in generale dell'epoca, molto affascinante e intrigante. Per chi segue le vicende Marvel, non soltanto dei film ma anche dei fumetti, Multiplayer sta recentemente cominciando a pubblicare tutta quanta questa serie di romanzi legati appunto all'universo Marvel. Qualche tempo fa, probabilmente nel riepilogo di aprile, avevamo parlato di un altro romanzo, ma adesso non vorrei sbagliarmi, nel caso vi lascio i riferimenti anche di quel libro che trattava di Captain America. In questo caso invece abbiamo gli Avengers riuniti. Ritroveremo ovviamente quasi tutti quanti gli eroi presenti anche nei film, Thanos compreso, che ovviamente non fa parte del comparto eroico, ma in questo caso le vicende sono leggermente diverse rispetto al film di Infinity War. Qui in questo caso siamo sempre di fronte ad uno scontro sostanzialmente epico finale, sempre con Thanos, ma entreranno in gioco anche altri antagonisti. La lettura è una lettura veloce e incalzante, perfetta per tutti quanti i fan della Marvel o anche per coloro che magari si incuriosiscono ai supereroi ma hanno paura di cominciare con i fumetti, che effettivamente sono un po' più difficili da riuscire a recuperare e soprattutto da trovare il punto perfetto per riuscire a partire e a inserirsi all'interno di questo universo. Tornando ai libri che ho letto io, L'inverno dei leoni, che è il secondo, e I leoni di Sicilia fanno parte della saga dei Florio. Di questi due libri ho comunque sia avuto modo di parlartene recentemente sempre qui sul canale YouTube, quindi non aggiungo altro, ma ti rimando al video dedicato qui sul canale a questa saga. Procedendo con le mie letture, un altro romanzo che ho avuto modo di leggere il mese scorso è Le cronache dell'Acero e del Ciliegio, La maschera del No, che è il primo volume di una tetralogia. Il secondo volume dovrebbe uscire attorno a ottobre, in ogni caso appena avrò qualche dettaglio te li farò avere. In questo caso la storia è ambientata in Giappone, in un'epoca che a me affascinava tantissimo, che è l'epoca Edo. L'epoca Edo ha una serie di particolarità, in primis il fatto che fu il primo momento in cui il Giappone fu finalmente unificato. Questo processo di unificazione coinvolse numerosissime personalità, una delle quali è poi quella che diventò Shogun e appunto qui nel libro diciamo è presente, non diciamo attivamente all'interno della storia, ma viene logicamente richiamato. Ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa parla questa storia? La storia parla di Ichiro, che è appunto un bambino che viene ritrovato piccolissimo da un samurai, un maestro samurai che però si è isolato dal mondo. Vive infatti isolato all'interno delle montagne assieme a una domestica dolcissima di nome Oba. Loro due, con personalità e quindi di conseguenza comportamenti verso Ichiro completamente diversi, si prenderanno però cura di lui, ma senza volerlo lo isoleranno dal mondo, perché sostanzialmente la vita di loro tre si svolgerà appunto in queste montagne, sostanzialmente vicini ma isolati dal villaggio, e i pochissimi contatti che Ichiro avrà con le altre persone saranno sempre mediate da Oba, o comunque sia con Oba presente. Succederà qualcosa, perché ovviamente il passato di Ichiro non lo conosciamo e non lo conosce nemmeno lui stesso,
ma noi non conosciamo, anche se vagamente intuiamo, il passato di questo burbero samurai. Il problema è che a un certo punto questo passato verrà appunto a bussare alla porta e le conseguenze non saranno piacevoli. Dicevo appunto che si tratta del primo di una tetralogia, quindi ci saranno altri 3 volumi in arrivo. In questo volume mi è piaciuto tantissimo vedere come il personaggio di Eiichiro si evolve, poiché la sua evoluzione non comprende soltanto il fatto di crescere, ma anche il fatto di riuscire a entrare in contatto con un mondo che per lui era, fino a pochi giorni prima, composto unicamente di 2 persone. Quindi si ritroverà a crescere e a confrontarsi con il mondo, e questa è una cosa che sinceramente mi è piaciuta moltissimo. Entreranno poi in gioco tutta quanto un'altra serie di personaggi, antagonisti e aiutanti, e trovo che l'autrice sia stata davvero molto brava a renderli tutti. Nei momenti in cui, quando leggi, ti ritrovi a essere coinvolto, magari a patteggiare per un personaggio e odiarne un altro, trovo che da parte appunto dello scrittore, o in questo caso appunto della scrittrice, sia stato fatto un ottimo lavoro, perché vuol dire che non soltanto la storia, ma anche i personaggi ti coinvolgono e ti senti immedesimato all'interno della storia. Prima di chiudere con questo libro, spero che dalla telecamera si veda, se no magari vi faccio qualche dettaglio un attimino più centrato. Il taglio delle pagine è decorato con dei motivi azzurri davvero carinissimi. Per la casa editrice Fazzi ho avuto modo di leggere 2 libri. Il primo è Scrittori e Amanti e tratta della storia di Casey, una protagonista alla quale onestamente non si può non affezionarsi, perché è simpatica, perché è molto hashtag mai una gioia, e ha il sogno grandissimo di diventare una scrittrice. Ognuno di noi ha un sogno che vorrebbe si realizzasse e lei cerca appunto di realizzare questo. Il tono inoltre della vicenda è molto frizzante, molto giovanile, molto fresco, ed è appunto una lettura che procede davvero in maniera molto scorrevole. È una lettura che mi è piaciuta, ma devo dire che sul finale secondo me si è un attimino sciupata, forse un po' tirata via, forse non so, però ecco, diciamo, complessivamente una lettura piacevole. Se sul finale si fosse fatta un attimino di attenzione in più, sarebbe stata probabilmente perfetta. L'altro libro di Fazzi Editore è Un esperimento d'amore. In questo caso l'autrice, Hilary Mantel, è famosa per tutta quanta una serie di libri che ha scritto di stampo storico sui Tudor, e un libro anche sulla Rivoluzione Francese. Io non ho avuto modo di leggere questi suoi libri storici, ma devo ammettere di essere molto curiosa, quindi quando ho avuto l'occasione di leggere Un esperimento d'amore ne ho approfittato. Il problema fondamentale con questo libro è che, pur trattando una serie di temi molto interessanti, non riesce, almeno per me è stato così, a coinvolgere del tutto il lettore all'interno della narrazione. Una cosa che non mi piace quando leggo un libro è quello di avere la sensazione di come affacciarsi ad una finestra, quindi entrare all'interno della vicenda in medias res sostanzialmente e non aver modo di vedere poi come andranno a finire le cose. Diciamo, a me piace più quando, anche se non c'è un inizio della vicenda, c'è comunque sia una fine, o diciamo una direzione che viene presa dai personaggi e che comunque sia viene lasciata intendere al lettore. In questo caso diciamo che è come se si leggesse di una parentesi all'interno della vita della protagonista, che viene un po', diciamo, sballottata all'interno della sua esistenza. Anche qui, come per l'altro libro, la conclusione mi ha lasciata, in questo caso un attimino di più, un po' perplessa, perché porta fuori un evento, e non dirò quale per non fare spoiler, che forse avrebbe avuto bisogno di un attimino di preparazione e chiarimenti dopo in più. Quindi questo sfortunatamente per me è no. Un altro libro che ho letto, in questo caso però passiamo al compartimento dei saggi, è La scienza dei capelli. In questo caso, come lascio ovviamente intendere il titolo, si tratta di una sorta di manuale di istruzioni per curare i capelli, diciamo istruzioni per l'uso. Attraverso chimica e fisica, l'autrice mette in risalto alcune contraddizioni che ci sono nel mondo del marketing dei cosmetici e alcuni consigli che, diciamo, noi possiamo appunto seguire, e sfata alcuni falsi miti. Quindi si tratta di un saggio molto interessante da leggere, con una serie di consigli che effettivamente possono tornare utili e che onestamente ho intenzione di provarli. Storia di abissi, lacerazioni e mostri nascosti è un libricino velocissimo che ha letto mio fratello. All'interno sono presenti anche una serie di illustrazioni
curate e disegnate proprio dall'autrice e gli è piaciuto davvero moltissimo. La storia è tendenzialmente semplice perché tratta di una ragazza che a un certo punto decide di scappare di casa e si ritrova all'interno di una baita abbandonata. La stranezza di questa baita è che, pur essendo disabitata, è perfetta, perfettamente pulita, senza nulla fuori posto e ha una serie di oggetti particolari al suo interno. Da qui partirà tutta quanta la storia, non dico nient'altro se non il fatto che mio fratello ha apprezzato davvero moltissimo la lettura di questo piccolissimo romanzo. La casa editrice Pickwick ha recentemente pubblicato una collana di 10 classici, magari qui da qualche parte ti indico gli altri titoli, di cui io ho avuto modo di leggere Storia di una capinera e altri romanzi e Le notti bianche. Partendo da Le notti bianche, qui stiamo parlando di un mostro sacro della letteratura russa perché si tratta di Dostoevskij. Io non avevo avuto mai modo di leggerlo prima, ma è stata una lettura davvero carinissima. Ovviamente si tratta di un racconto, quindi le vicende sono molto rapide, che si svolge in 4 notti. Un uomo, per una serie di motivi, si ritrova a camminare la notte da solo e incontra una ragazza. Da qui i due si faranno una serie di confidenze e non ti dirò nient'altro, ma è, seppur comunque sia una storia molto rapida, molto veloce, è stata davvero molto carina leggerla. L'altro libro che ho letto per questa serie è Storia di una capinera. All'interno di questo libro sono presenti anche altri 2 romanzi, Tigre reale e Una peccatrice. Di Storia di una capinera avevo avuto modo di vedere il film tantissimi anni fa e mi aveva colpito molto. La storia ovviamente è una storia terribile, prima dicevo hashtag Mai una gioia, ma qui stiamo parlando di Verga, quindi qui siamo probabilmente all'apoteosi di Mai una gioia, perché la storia parla appunto di Maria, che è una ragazzina che per una serie di motivi si ritrova purtroppo costretta all'interno di un convento di clausura, quindi doppiamente difficile la sua storia. La complicazione ulteriore giunge nel momento in cui, per un'epidemia di colera che si verifica in città, si sposterà, ritornerà assieme alla famiglia, spostandosi appunto, allontanandosi dalla città, e lì incontrerà un ragazzo del quale ovviamente si innamorerà. Purtroppo il suo destino sarà quello di tornare in convento, ma non aggiungo nient'altro. Tanto di cappello a Verga, ovviamente uno dei padri del verismo italiano, per aver raccontato questa storia, ovviamente per averne raccontate anche altre, ispirata tra l'altro a una vicenda sua personale, perché appunto quando fu ragazzino successe appunto dell'epidemia di colera, con la famiglia si spostò, diciamo, in campagna e lì conobbe una ragazza che appunto però era educanda all'interno di un monastero. L'altro riferimento a Storia di una capinera è appunto il titolo. Nel caso specifico venne appunto riportato a Verga un episodio di 2 bambini che avevano appunto una capinera, un uccellino all'interno della gabbia, nutrito, accudito, amato, eccetera eccetera, ma purtroppo alla fine l'uccellino morì, ovviamente chiuso in gabbia, non poteva essere libero. Quindi, come si può bene immaginare, tutte storie molto felici. Il problema che ho avuto con Verga, temevo che fosse un problema scolastico, ma forse a questo punto è un problema mio con Verga, è che non riesce a coinvolgermi. Dirò un'eresia, perdonate tutti coloro che amano invece Verga e la letteratura italiana, ma io appunto credo di avere proprio un problema con Verga. C'è qualcosa che non mi attira completamente, che non mi coinvolge all'interno della vicenda e che non mi permette di appassionarmi alla storia, nel caso di una capinera terribile, della protagonista. Mi dispiace tantissimo, però purtroppo così è. E visto che stiamo parlando di letteratura italiana, mio fratello ha avuto modo di leggere il mese scorso una tetralogia, deve appunto arrivare a leggere il 4° capitolo, ma lo scorso mese ha appunto letto i primi 3, che si intitola Eternal War. Non dirò i dettagli sugli altri volumi perché appunto non voglio rischiare di fare spoiler se non l'hai letto. Tutti quanti i dettagli di questi romanzi li trovi comunque sia sul blog, ma parlando del primo, che così non rischiamo spoiler, Gli eserciti dei santi ci porta all'interno di una Firenze del XIII secolo molto particolare. Perché?
Se è vero, diciamo, che sul nostro piano sta infuriando la lotta tra Guelfi e Ghibellini, su un altro piano, quello dello spirito, sta infuriando un altro tipo di lotta. Lo scontro tra gli spiriti è accanito, ogni spirito è legato tendenzialmente ad una famiglia. Cabal, che è lo spirito della famiglia Cavalcanti, si ritroverà a perdere il suo capofamiglia. Forse però nella sconfitta giace la vittoria finale. In ogni caso, per qualunque tipo di dettaglio, ripeto, ti rimando al blog. Detto questo, ho concluso con la mia carrellata mensile di maggio. Grazie per aver resistito fino a qua. E ripeto che in ogni caso, per qualunque dettaglio che magari possa aver affrontato in maniera troppo frettolosa, trovi tutto quanto sul blog, ti rimando tutti quanti i dettagli. Sono curiosa di sapere quali sono e quante sono state le tue letture del mese scorso, se c'è qualcosa dei libri che abbiamo visto insieme che magari ti ispira o che comunque sia hai letto, mi farebbe piacere un confronto. Detto questo, ti ringrazio ancora una volta per aver guardato il mio video e nel caso lasciami un like e iscriviti al canale, grazie!